La nuova scossa di terremoto che ha colpito il centro Italia ha messo in allarme i sindaci dei Monti Dauni, che chiedono alla Regione Puglia un piano di riordino sismico, perché in questo momento la situazione non è certamente semplice. A chiederlo con forza sono i sindaci di Carlandino e di Celenza Valfortore. I due paesi dei Monti Dauni furono tra i più colpiti del 31 ottobre, il terremoto di 8 anni fa, e la situazione è ancora critica. Carlandino ha ricevuto circa 650.000 euro, fondi grazie ai quali sono stati completati solo alcuni lavori. A Celenza Valfortore la situazione non è certo migliore. Anche qui i soldi arrivati sono quelli del 2009, con i quali si è provveduto a sistemare alcune abitazioni, sia di fascia A che di fascia B. Per quest'ultima restano ancora senza copertura economica. Intanto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha comunicato che sono stati inviati dalla regione nelle zone colpite dal terremoto due funzionari esperti di emergenze e una colonna mobile con 6 volontari dei coordinamenti di Foggia e della BAT per aiutare i volontari che si trovano ancora impegnati nelle verifiche dopo i crolli delle ultime ore.